Sembra una cosa abbastanza delicata, carina, per i bambini che purtroppo non hanno meno, e ci fa piacere nel nostro piccolo poter contribuire a una piccola gioia a un bambino bisognoso. Donare la magia del Natale anche ai bimbi meno fortunati, e così anche ad Arezzo arriva l'iniziativa del regalo sospeso. Si tratta della campagna della Croce Rossa Italiana Un Sorriso in Dono, in accordo con alcuni negozi della città di Arezzo. Quest'anno è un Natale particolare per tutti, figuriamoci per i bambini senza possibilità economiche. Vivranno anche loro un momento di gioia in un Natale particolare come questo. Fino al 18 dicembre 2020, dunque, chiunque potrà partecipare all'iniziativa e lasciare un regalo di Natale per le famiglie in difficoltà. Chi fa i regali per i propri bimbi fa anche un pensierino magari per i bambini meno fortunati. Mi lasciano qui il regalo appunto sospeso, come esisteva anche nei supermercati per l'alimentazione, e vengono i volontari, verranno verso il 20 di dicembre a ritirare il tutto e a dargli a questi bambini che mi hanno lasciato una lista, saranno circa 15 bambini meno fortunati, e gli verrà fatto anche loro per Natale un pensierino, un regalino, grazie alla bontà dei nostri clienti. I negozi che hanno attualmente aderito all'iniziativa sono Bobini Giocattoli e Mauris Arezzo.